Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche di notte. Sto registrando questo episodio ricchissimo a un orario improbabile perché questo weekend sarò fuori casa e non potrò dedicare tempo al canale, ma ci sono troppe cose di cui discutere e mi sentirai in colpa a saltare il TG Poro. Quindi, se apprezzate video del genere, mi dareste un aiuto incredibile unendovi alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Basta che vi iscrivete al canale. Dai su, è gratis, almeno per ora. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Caschi il mondo, si parte come al solito dall'angolo della poracciata. L'Epic Game Store offre questa settimana Train Valley 2, mentre dal 20 sarà possibile riscattare Murder by Numbers e The Elder Scrolls Online. Tenete d'occhio Murder by Numbers perché dalle recensioni sembra stra-interessante. Riporto un estratto della recensione presente su multiplayer.it. La sensazione che scaturisce subito è quella di un ritorno a certe sperimentazioni dell'epoca Nintendo DS, quando le ibridazioni dell'avventura grafica con generi e suggestioni diverse portavano a risultati inaspettati e spesso anche molto validi. Sony ha ufficializzato quali saranno i giochi che a partire dal 18 luglio, il prossimo martedì, entreranno a far parte del catalogo dei giochi del PlayStation Plus per i tier Extra e Premium. Come al solito con l'Extra c'è l'imbarazzo della scelta, anche se questa volta sembra abbiano puntato più sulla quantità che sulla qualità. Chiariamoci, It Takes Two è un titolone assurdo, Undertale un capolavoro indie, The Ascent ve lo straconsiglio e via dicendo. Ma scorrendo verso il basso, il trittico My Little Pony, Fast and Furious e Monster Jam credo che farebbe passare la voglia di videogiocare a chiunque. E visto che il tema sembra un po' quello dei macchinoni ignoranti, sorpresa delle sorprese, tra i classici vengono finalmente aggiunti due veri classici, ovvero i primi due Twisted Metal. Sono curiosissimo di rigiocarli per vedere se questi titoli PS1 sono invecchiati decentemente. Per quanto riguarda Xbox e il Game Pass, oggi è un grande giorno. Nell'ultima settimana abbiamo visto l'aggiunta di un capolavoro immenso, l'ultimo episodio di una di quelle serie che ha rivoluzionato per sempre il mondo dei videogiochi, Mac Pixel 3. Ah, e poi è ritornato pure GTA 5. Ma oggi, 14 luglio, si aggiunge anche Exo Primal, un titolo così trash ed esagerato che va provato assolutamente, ma che probabilmente, se non fosse arrivato nel pass, non avrei di certo giocato al Day One. Ma poi stiamo parlando di tornadi di dinosauri. GOTY 2023. Siamo d'accordo? Nintendo, invece, zitta zitta, ha rilasciato l'altro giorno la penultima ondata dei percorsi aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe. Cioè, ma vi rendete conto? Stiamo per arrivare alla fine del ciclo vitale di Mario Kart 8 Deluxe? E potrete finalmente dire io c'ero. Comunque si aggiungono tre nuovi personaggi e dopo Struzzi è il turno di Torcibruco, Pipino Piragna e Kamek, e tra i nuovi tracciati segnalo l'inedito Corsa in Bagno, che probabilmente ha il miglior nome in assoluto mai visto su un percorso di Mario Kart. E ditemi, questa penultima wave vi sta piacendo? E prima di passare alle notizie del giorno, rispondo a una domanda che magari qualcuno di voi si sta facendo. Perché non sto parlando dell'acquisizione di Activision da parte di Microsoft? Semplicemente perché per me non ha senso farlo ora. Si tratta di un evento importantissimo, il cui risultato, vada come vada, modificherà il mercato dei videogiochi. Su questo siamo d'accordo. E siamo molto vicini alla conclusione di questa telenovela. Però, ora come ora, non ha senso buttarsi su questo argomento trattandolo come gossip o fingendo di avere le competenze necessarie per fornire un commento autorevole sulla faccenda. C'è chi un momento esulta, c'è chi rosica, chi piange e poi il giorno dopo le parti si invertono. Penso siamo tutti stufi di sentire aggiornamenti su ogni minimo risvolto in tribunale e quindi non ne parlo. Andiamo avanti. Ma bene, passiamo alle notizie del giorno o della notte. Ieri abbiamo assistito al più grande ritorno su console Nintendo degli ultimi anni. No, niente F-Zero, niente Wario, né Call of Duty e dimentichiamoci anche Donkey Kong. A tornare dopo anni di assenza, come nulla fosse stato, è EA con FIFA, cioè con il suo gioco di calcio. Vi ricorderete che lo scorso anno i rapporti tra FIFA e EA si sono interrotti e il publisher americano ha perso i diritti videoludici del marchio FIFA. Questo significa che il prossimo FIFA non sarà un FIFA, ma sarà il primo capitolo di una nuova serie, EA Sports FC, che poi è FIFA in tutto e per tutto, ma vabbè. Ieri c'è stato il reveal definitivo del titolo, dove sono state presentate tutte le sue caratteristiche principali e anche le informazioni riguardanti la sua distribuzione.
EA Sports FC è FIFA in tutto e per tutto, tranne che nel nome, e arriverà il 29 settembre 2023, promettendo, come al solito, tante piccole rivoluzioni all'interno del game engine che poi alla fine non andranno a cambiare nulla. Ma in realtà c'è una vera rivoluzione, perché quest'anno EA porterà Sports FC in tutto il suo splendore anche su Nintendo Switch. Ogni anno ho criticato aspramente la scelta di EA di trattare l'utenza Switch come il peggio del peggio, prima proponendo un gioco indietro di anni rispetto alle altre console, sia in termini grafici che di contenuti, e poi tirando il freno a mano, smettendo anche di lavorare sul progetto e pubblicando semplicemente delle Legacy Edition, che altro non erano che degli update stagionali che sostituivano delle vere e proprie pubblicazioni. E ora che il gioco vive un momento cruciale e il cambio di logo e di brand potrebbero rappresentare un bel colpo in termini di riconoscibilità della produzione, ecco che improvvisamente EA si è ricordata di questa consolina che ha più di 120 milioni di unità installate. E guarda un po', casualità delle casualità, EA Sports FC approderà su Switch, esattamente come avrebbe dovuto fare FIFA 6 anni fa. Ovvio, il downgrade grafico ci sarà sicuramente, ma si tratterà della versione su Frostbite Engine e quindi si tratterà dello stesso gioco presente sulle console maggiori, anche se sarà tecnicamente scalato per venire incontro alle caratteristiche hardware di Switch. Soprattutto, a livello contenutistico, non sembrano esserci limitazioni di sorta. Dalla pagina prodotto su eShop sappiamo già che a fronte di un download di oltre 31 GB, non poco per la console ibrida, sarà possibile prendere parte anche all'Ultimate Team, e dovrebbe essere anche supportato il crossplay. Aggiungo dovrebbe perché ancora non mi sembra vero che anche la Switch sia inclusa in questa opzione. Insomma, alla fine ce l'abbiamo fatta. Ci sono voluti tanti anni, decisamente troppi, ma in coda a questa generazione anche Switch avrà il suo gioco di calcio. Prima però aspettiamo qualche recensione. Non è che non mi fido di EA, però... E mentre tutti continuano a seguire il caso Microsoft Activision, manco fosse una puntata di forum, ci siamo persi uno degli eventi più importanti dell'anno. La stagione estiva delle grandi presentazioni in realtà si è conclusa, ma quasi fuori tempo massimo anche Limited Run Games ha voluto dire la sua, tirando fuori uno dei migliori show dell'anno. LRG 2023 è stata una presentazione importantissima che ha svelato tanto, rivolgendosi non solo alla nicchia dei malati di collezionismo fisico, ma anche agli appassionati di gaming con una certa età. Andiamo con ordine perché c'è veramente un botto di roba di cui discutere e vale sempre il consiglio di recuperarvi la presentazione per intero se volete essere sicuri di non perdervi niente. Abbiamo innanzitutto l'annuncio di un bel po' di edizioni fisiche di titoli che già conoscevamo in digitale. Sarà difficile resistere alla Castlevania GBA Collection, anche se il dover scegliere una tra le quattro copertine è una vera infamata. Poi da amante dei primi Prince of Persia e in generale del lavoro di Mechner, il documentario su Karateka e la riedizione di questo importantissimo gioco mi rendono molto felice. Ma poi dal nulla hanno tirato fuori pure una riedizione fisica, che verrà pubblicata su Switch, di El Shaddai Ascension of the Metatron. Scrivete nei commenti se vi ricordate di questo stranissimo videogioco dell'era 360. A questi poi si aggiungono altre chicche come la versione fisica di Gargoyles, Rise of the Triad e Plumbers Don't Wear Ties, ma le cose iniziano a farsi veramente interessanti con i titoli pubblicati direttamente da Limited Run Games. Ci sono innanzitutto tre inediti super interessanti. Another Crusade è praticamente un Super Mario RPG indie, una coincidenza assurda visto che il remake è stato annunciato neanche un mese fa. Double Shake è praticamente una reimmaginazione di Klonoa, fatta però ai giorni nostri, e tenetevi forte perché RZ è il seguito spirituale degli Zelda su CDI. LRG ha abbracciato il meme e ha finanziato lo sviluppo di un titolo che viene presentato come una nuova avventura animata interattiva e vede coinvolti anche i doppiatori originali di Zelda e Link e anche l'artista, tra molte virgolette, che ha messo la firma su alcuni dei design utilizzati negli originali per CDI. Cioè praticamente ci troviamo di fronte a un capolavoro già annunciato. Ma le novità non si fermano qui perché le ambizioni di LRG vanno ben oltre. Tramite lo sviluppo del Carbon Engine, un tool che permette agli sviluppatori di riportare vecchie glorie del passato a 8, 16 bit e anche appartenenti
concorrenti alla PS1 su console attuali, Limited Run Games è riuscita nella miracolosa impresa di far tornare a galla dei nomi assurdi. Ad esempio, WayForward è al lavoro su Shantae Advance, Risky Revolution, quello che doveva essere il secondo capitolo della popolare serie, ma che fu cancellato durante lo sviluppo. A 20 anni di distanza, lo studio è riuscito a riprendere in mano il progetto in un'edizione che verrà pubblicata, esattamente come intendevano i piani originali, anche su cartuccia per Game Boy Advance. Una scelta pazzesca. E a proposito di edizioni fisiche retro, sono state promesse anche delle Collector's Edition della Jurassic Park Collection, che verranno stampate su cartucce d'epoca come quelle Game Boy, SNES e NES. Non vi basta? Beh, anche il primo storico Clock Tower riceverà la sua prima release occidentale ufficiale grazie a una remaster in HD che presenterà anche delle feature da porta espanso, ma spero che si tratterà di contenuti aggiuntivi selezionabili tramite uno Switch. Sarebbe un peccato rimpiazzare completamente la bellissima pixel art originale. Si tratta di un gioco che, forse una ventina di anni fa, mi terrorizzò su emulatore SNES. Pazzesco. Ma le vere bombe sono altre due. Il ritorno di Tomba, anzi, come lo conosciamo noi, di Tombi, un classico dell'era PS1, tra i più ricercati tra i collezionisti, che tornerà in una remaster con tanto di nuova colonna sonora. E poi, a chiudere tutto quanto, c'è il teaserone della trilogia di Gex the Gecko, sfortunatissima mascotte dei platform anni 90, sparita completamente dalla scena una ventina di anni fa, ma mai veramente dimenticata dal pubblico, che da tantissimo tempo chiede a gran voce un suo ritorno. E LRG non si sa come è riuscita ad accontentare tutti. Insomma, per me si è trattato di uno show pazzesco e, come accade sempre con tutti gli annunci Limited Run Games, mi piange il cuore. Un po' per il fattore nostalgia, ma soprattutto perché so già che tutto sto ben di Dio verrà a costare una fortuna. Speriamo solo che si sbrighino ad aprire questa benedetta filiale europea. E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi rimane che augurarvi buon weekend e darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, dormendo, sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Limited, Michele Sports, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Pay with something, will ya? Yeah.